Chiunque commetta il peccato commette pure una violazione della legge, e il peccato è violazione della legge. Che cos'è il peccato e quale sarebbe il modo migliore per definirlo? Il libro della Genesi non definisce il peccato, ma descrive solo l'atteggiamento peccaminoso degli esseri umani. Da questo atteggiamento possiamo dedurre cosa sia il peccato. Cos'è successo nell'Eden? Adamo ed Eva furono tentati di mangiare il frutto che Dio aveva detto loro di non poter mangiare. In realtà non c'era nulla di misterioso in quel frutto. Il problema non era il frutto in sé, ma nella sfiducia degli esseri umani, che portava poi alla disobbedienza. Dio aveva detto una cosa e loro hanno fatto qualcosa di diverso. Possiamo chiamare questo atteggiamento di ribellione, di disobbedienza o insubordinazione all'autorità divina. Forse è per questo che Giovanni definisce il peccato come trasgressione. Ma ecco un altro aspetto del peccato. Questo ha a che fare con la prima parte del testo che dice: chiunque commette un peccato trasgredisce anche la legge. Ma allora, se Giovanni dice trasgredisce anche, è perché il peccato, prima di essere trasgressione della legge, è qualcos'altro. È vero? Perché se dico ho anche fame, intendo dire che prima ho qualcos'altro. Che cos'è dunque il peccato prima della trasgressione della legge? Torniamo all'Eden. Prima di disobbedire e di mangiare il frutto, Adamo ed Eva si allontanarono da Dio e si avvicinarono volontariamente all'albero che Dio aveva detto loro di non toccare. Quando il serpente presentò il frutto ad Eva, lei, prima di mangiarlo, dubitò della parola di Dio. Allora il creatore le aveva detto che se avesse mangiato sarebbe morta, e il serpente le aveva detto che invece sarebbe diventata come Dio. Eva preferì credere alla parola del serpente. Voleva essere felice a modo suo. Non ha mangiato dall'albero volendo morire, ma volendo essere come Dio. Ma ha finito per portare la morte a se stessa e all'umanità. Ecco cos'è il peccato. Si infrangono i comandamenti. Li si considera obsoleti, superati, ci si vuole liberare di essi ed essere felici. Ma si finisce per essere disperati e tristi. Manca il bersaglio. Si desidera una cosa e si finisce in un posto completamente opposto. Bene, cominciamo la giornata sottomettendoci a Dio. Lasciamo che sia Lui a guidare i nostri passi, perché altrimenti chiunque commetta il peccato commette pure una violazione della legge. E il peccato è violazione della legge. Buona giornata e che Dio ci benedica!